Buon mercoledì 19 giugno. Il Vangelo di oggi ci porta nella pienezza di una vocazione. Siamo chiamati ad essere testimoni di sobrietà, non di vanagloria, non di ostentazione del nostro modo di procedere nel corso dell'esistenza. Siamo richiamati, chiamati. Dobbiamo sentire questo richiamo forte che Gesù ci invita ad ascoltare e che ci porta lungo le strade del superamento di ogni forma di autoreferenzialità, di ogni forma di ostentazione di una nostra presunta superiorità nei confronti del prossimo. Quella presunta superiorità che possiamo chiamare semplicemente vanagloria, il grottesco della vanagloria. Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, lo disse allora ai suoi discepoli, ascoltiamolo oggi, anche se non sentiamo di essere credenti, dobbiamo ascoltare queste parole che parlano all'Homo sapiens in questo tempo vanaglorioso, nel tempo dei media, nei quali attraverso i social le persone ostentano se stessi, ritoccano le proprie immagini, dicono frasi ad effetto, copiate un po' qua, un po' là, vantano le loro imprese, a volte ridicole, a volte anche terribilmente ostative rispetto al principio dell'essere persone attente alla diversità, chiamate nei confronti della diversità ad essere testimoni di accoglienza, non di ostentazione di noi stessi, attraverso appunto quelle formule ingannevoli del sentirsi migliori degli altri. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati, ammirati da loro, stare lì di fronte al prossimo per essere ammirati, esercitando la giustizia, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Guardate che questo non significa una forma di alienazione, ma di concretizzazione nel qui ed ora di un atteggiamento che evita qualsiasi forma espressiva nell'animo, nel comportamento, che possa mettere in piedi un'immagine di sé debordante, assoluta, esteticamente inarrivabile per gli altri. Siamo chiamati appunto a essere testimoni di umiltà nell'esercizio della giustizia, perché questo implicherà appartenere a un percorso evolutivo che esplora il mistero del sacro che è in noi e intorno a noi. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In questa espressione troviamo sostanzialmente la fine dell'ipocrisia della filantropia, quelli che strombazzano le loro elemosine, fanno anche delle opere caritatevoli, ma semplicemente finalizzate a celebrare se stessi, a volte lucrano anche su queste opere caritatevoli. Tutto questo è detto 2000 anni fa, ma non è cambiato assolutamente nulla. Dobbiamo accogliere questa nostra disponibilità a essere fautori sì di elemosina, ma non per celebrare noi stessi. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la mano sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, ti vede oggi, ti ricompensa oggi, facendo in modo che tu trovi, che noi troviamo, la strada di una conversione
autentica, vera, nell'opera di elemosina, sì, certamente, ma nascondendola anche a noi stessi. Non sentiamoci buoni perché abbiamo fatto l'elemosina. Chissà quante altre ingiustizie abbiamo realizzato nel corso dell'esistenza che ha reso necessario farsi elemosinieri delle persone che non hanno quasi più nulla. Dovrebbe essere il fare l'elemosina al massimo un esame di coscienza sulle nostre responsabilità relativamente alle ingiustizie. E quanto pregate? Non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle strade, delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, tutte queste ricompense già ricevute che chiudono la prospettiva di una ricompensa che è nella presenza oggi di una parola che si è fatta carne, ma che si proietta verso un futuro evolutivo che sicuramente ha le caratteristiche di una felice sorpresa di cogliere le ragioni di un'esistenza che non si risolve nel qui ed ora, si pratica nel qui ed ora, ma con uno sguardo rivolto a una prospettiva evolutiva che guarda alla pienezza della vita eterna. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, il Padre che è nel segreto. Qui si aprono moltissime prospettive spirituali, profonde e concrete. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà, ti vede oggi e ti ricompensa oggi, anche nell'ambito delle infinite contraddizioni che albergano la parte segreta della nostra esistenza, a volte segreta anche a noi stessi. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Anche questa è un'immagine veramente splendida. Non fate come quelli che ostentano il loro sacrificio, il loro digiuno, con aria malinconica, triste, perché gli altri vedano e siano celebrati per questo loro sacrificio. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Credo che il brano del Vangelo di oggi sia di una ricchezza esistenziale insuperabile, un invito costante a non ostentare mai nessun tratto della nostra esistenza per essere celebrati dal prossimo. Noi il prossimo dobbiamo rispettare, coglierlo nella dimensione della parola che si è fatta carne, nel prossimo incontriamo la pienezza della presenza della parola che si è fatta carne, e lì dobbiamo esprimere con dignità, con segretezza il nostro modo di porci nei confronti del mistero dell'esistenza. Digiunare, fare giustizia, fare elemosina, pregare. Ma tutto con discrezione, con riservatezza, con la piena convinzione che è la vanagloria che noi dobbiamo assolutamente allontanare da noi stessi, cioè l'autoreferenzialità e l'egocentrismo, per poter incontrare la pienezza della ricompensa del Padre che vede nel cuore di ciascuno e di ciascuna di noi, che vede nelle segretezze che albergano a volte, turbando anche le nostre esistenze, che albergano appunto i nostri cuori, le nostre anime e le nostre menti. È un messaggio quello di oggi che ci invita alla fiducia,
al coraggio, alla sobrietà e alla autenticità. Buona giornata a tutte e a tutti.